un testa a testa che probabilmente, mi viene da dire, andrà avanti fino alla fine, perché mancano solo 3 giornate, quindi forse si complica anche la possibilità di rientrare per chi vi segue, Macerata e Vallefoglia in primis. Secondo te sarà proprio un testa a testa? E dal calendario vedi qualche insidia in più per voi, per loro, complicato per entrambe? Ma in realtà credo sia complicato per entrambe, te lo dico proprio chiaramente, perché abbiamo visto che in questa fase di campionato qualsiasi partita può mettere in difficoltà noi come Roma, perché siamo tutte squadre che hanno dei buoni giocatori e soprattutto che si stanno giocando dei playoff, quindi credo che l'adrenalina e la voglia di arrivare lì motivi ancora di più le persone a far bene, soprattutto con due squadre che, come hai detto tu prima, è dall'inizio dell'anno che si stanno contendendo il primo posto, quindi è sempre normale che quando la quarta, la quinta giocano con la prima, mettano una marcia in più rispetto a quando giocano con una squadra che magari è a loro pari livello.